Una settimana prima della sua morte, io avevo invitato a cena la mia maestra della scuola elementare e quando lei stava uscendo gli ha detto: Gigi, stai attento, tanto pericoloso. E lui gli ha risposto: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Questo era Luigi Calabresi, che hanno voluto presentare come un mostro. 17 maggio 1972, 17 maggio 2022. Sono passati esattamente 50 anni da quella mattina che ha cambiato la vita di una fresca sposa. Mancavano giusto 13 giorni al loro terzo anniversario di nozze. Mamma di due bambini è in attesa del terzo. Gemma Capra, quel giorno, da moglie, diventa vedova del commissario Luigi Calabresi. Commissario ritenuto dai gruppi di anarchici e di estrema sinistra responsabile della morte di Giuseppe Pinelli, l'anarchico accusato in un primo momento della strage di Piazza Fontana e morto in circostanze dubbie precipitando da una finestra della questura di Milano. Gemma è stata ospite del Rotary Club di Sondrio lo scorso ottobre e in quell'occasione ha di fatto anticipato di fronte a un pubblico commosso il proprio percorso di vita e di fede che l'ha portata non soltanto a sopravvivere alla tragedia dell'uccisione del marito, ma anche a diventare dal giorno stesso dell'assassinio fino ad oggi la testimone di quella che lei definisce l'esperienza più significativa che le sia capitata nella vita, il perdono. Una testimonianza poi confluita nel suo recente libro La crepa e la luce. Tutto, come detto, a avvio 50 anni fa sul divano di casa dove Gemma si accascia dopo aver avuto conferma di quanto era appena accaduto. Ecco, io in quel momento, vi assicuro, ho sentito la presenza di Dio. E tant'è vero che dirò al mio parroco, che era vicino a me, recitiamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino, perché avranno una tristezza, un dolore molto peggiore del mio. Io in quel momento vi posso dire che ho ricevuto da Dio il dono della fede. La fede non toglie il dolore, non toglie la sofferenza, però la riempie di significati, soprattutto non ti fa sentire sola, ma la cosa più importante è la fede, ti dà ancora la speranza. La vedova del commissario Calabresi ha parlato del percorso lungo e non senza ostacoli che l'ha portata a perdonare, a partire da quando i figli erano piccoli. Non volevo crescerli nella cultura dell'odio e del rancore. Non perché non ci fossero questi sentimenti, perché l'odio e il rancore ti affiorano nei momenti più impensati e arrivano ancora adesso, dopo tanti anni. Però non avere quella cultura che ti svegli tutte le mattine e sei arrabbiato con la vita e ti piange addosso e ti senti che sei vittima, ecco, no. E Mario, per esempio, il grande, mi dice: ma io ho voltato pagina, io mi sento in pace, però da dire io vi perdono, questo no, non ce la faccio, ecco, in questo senso. Luigi tempo fa mi ha detto: ma forse alla tua età riuscirò anch'io. E ho detto: bene, va benissimo, non c'è problema. È un cammino molto personale, di incontro, io l'ho fatto attraverso la fede, però io penso che anche umanamente, anche uno non credente può fare un cammino di questo tipo. Con una serenità indescrivibile, Gemma Capra riesce addirittura ad affermare che questa vita la rivivrebbe, perché le ha tolto, ma le ha dato anche tantissimo. Prima di tutto devo dirlo, dei figli meravigliosi. E poi, forse, ecco, se non avessi avuto questa tragedia non avrei neanche fatto questo cammino. Non avrei conosciuto tutta la gente che mi vuole bene, tantissima. Stasera siete voi. E per me questa è la cosa più bella del mondo.